Adiva FM, Grani di Sale. In studio Cristina Vidali. Rieccoci di nuovo in diretta con Cristina e Gwendalina. Ma tu hai il dono dell'ubiquità, Cristina? Eh beh, ovvio, no? Sì, vero. Se no, come faccio ad essere qua a scuola? Di mattina poi. Tornando, hai lanciato l'argomento di oggi, di questa mattinata fresca. Diciamo che a volte come genitori facciamo fatica a capire il comportamento dei nostri bambini, no? Proprio perché nessuno ce l'ha mai spiegato, perché io dico sempre non si nasce genitori, si diventa genitori, e non c'è neanche una scuola che ti permetta di studiare per diventare genitore, no? C'è una maestra, va a scuola e si fa tanti anni di scuola e diventa una maestra, stessa cosa qualsiasi altra professione in cui ci sia bisogno di una preparazione. Fare il genitore, pur essendo una di quelle, passami in termini, di quei lavori, di quelle professioni in cui ci vuole una preparazione incredibile, devi essere un po' psicologo, un po' pedagogista, un po' tutto, e non c'è nessuna scuola che ci permetta di crescere. Però diciamo che in questi anni riusciamo a dare un nome a certi atteggiamenti, a certi comportamenti, certo. E quindi a rispondere a una domanda di questa mamma che prima dicevi. Sì, infatti a volte ci permettiamo di spiegare ai genitori che in relazione a come noi abbiamo il nostro stile dal punto di vista educativo, poi abbiamo un risultato, cioè abbiamo un bambino che si comporta in un determinato modo, no? Per rispondere alla domanda perché mio figlio è così o figlia, insomma, in senso figlio o figlia, noi va bene tutto per cui. Infatti sì. E tu che cosa gli hai risposto? Allora, a lei mamma ho dato una risposta in merito a quello che mi chiedeva. Ai nostri genitori che ci stanno ascoltando, ricordiamo che ogni comportamento nasce da un nostro o da una nostra scelta. Possiamo essere abbastanza, passami il termine, lassivi, possiamo fare la scelta di dire ma sì, non ho voglia di essere sempre lì a tormentarmi perché deve fare quello che gli dico, possiamo essere autoritari, possiamo essere autorevoli. Ognuna delle scelte che facciamo dal punto di vista educativo poi ha un risultato. Certo, c'è una conseguenza. Esatto. E se avete voglia, un po' alla volta snoccioliamo i vari stili e vediamo poi i risultati che possono venirne fuori. Che ne dici? Lo facciamo? Sì. Sono comunque una fotocopia molto spesso, no? I figli su certi comportamenti rispetto ai genitori. Gwendalina, tu ricordati sempre che il modello su cui un bambino il 90% delle volte costruisce se stesso è il genitore che ha davanti, per cui necessariamente ricalca in un certo senso il genitore. E ai nostri genitori diciamo sempre: prendete dai vostri genitori il meglio e lasciate il peggio. Chiaro. No? Potete vedere, non è facile filtrare, esatto, chiaramente. No? Potete vedere cosa vi è piaciuto di più dei vostri genitori, cosa è stato più efficace in voi, e potete prenderlo e potete modificare quel negativo perché possa diventare un massimamente positivo. Per cui, che ne so, se ho avuto un genitore che era particolarmente ferreo sulla disciplina, però è stato efficace perché mi ha permesso di avere la perseveranza che poi mi è servita nello studio, nell'arrivare dove sono arrivato, eccetera eccetera, prenderò la forza della disciplina lasciando magari l'imposizione e quindi essendo più dialogante con mio figlio. E quello lì è uno stile educativo, certo, diverso rispetto a quello che ha avuto mio papà. Ma poi li snoccioliamo, si dice, dopo un po' alla volta, la uno pausa, alla volta li vediamo, ok? Sì, rieccoci di nuovo in diretta, stavamo parlando, vero Cristina? Esatto. Dei nostri stili perché educativi. Mio figlio è così, detto la domanda originale di, insomma, la battuta è caduta del seggiolone, no. Ci sta, dai. Non ci sta. No, stavamo appunto dicendo che ci sono vari modelli, potremmo dire, che diventano nostri in maniera quasi istintiva, perché non è che una persona sceglie di essere autoritario, autorevole o quant'altro, no? Cioè
fa parte di quello che è stata l'educazione che tu hai vissuto prima, no? Quello che ti dicevo prima, prendiamo il positivo e lasciamo il negativo, no? C'è una psicologa molto brava che negli ultimi 20 anni ha cercato di identificare proprio i comportamenti in 4 stili educativi. Lei li ha menzionati come autoritario, come permissivo, come trascurante e autorevole. Da dove cominciamo? Da dove vuoi. io comincerei dall'autoritario. Autoritario. Ti spiego anche il perché. Dai. L'autoritario nasce da quello che è l'abitudine che avevano i nostri nonni e i nostri genitori dal punto di vista educativo. Cioè l'imposizione era la regola, dovevi rispettare l'adulto, dovevi tacere davanti all'adulto e facevi senza chiedere niente. E facevi senza chiedere. Se l'adulto diceva devi fare una capriola, tu facevi la capriola. Certo, il salto mortale. Muto. Esatto, fai il salto, no? Mortale. Nel momento in cui tu andavi contro l'imposizione che ti veniva data, c'era la disciplina, potremmo dire così, o meglio scattava la punizione, la punizione, perché non eri stato disciplinato, no? Quindi scattava con l'imposizione disciplinale che serviva per riportarti all'interno dell'inquadramento, potremmo dire, no? Di quella scatola che era la scatola delle regole sociali e comportamentali. Certo. Questo qua era quel comportamento che si chiama autoritario. Poteva essere più o meno autoritario, poteva essere fortemente autoritario, in cui abbiamo genitori che non esprimono assolutamente il bene che vogliono ai, certo, loro figli, per cui per quanto siano bravi, in gamba, eccetera, eccetera, mai una volta che gli dicono o poteva sono essere, fiero di te. O poteva essere militare. O poteva essere militare, no, me lo ricordo quando stavi militare. Che era molto in voga, dai. Mamma mia, no? E ovviamente in quella realtà, in quella situazione in cui non ho possibilità di rispondere e quindi di dire ma io non sono d'accordo, secondo me è sbagliato, no, assolutamente, quella era una mancanza di rispetto all'adulto, non si poteva assolutamente fare. Quello che ne veniva fuori era una persona molto disciplinata, quindi un ragazzino che osservandolo era fortemente disciplinato, fortemente relegato alla regola, sapeva stare al suo posto nell'ambito sociale, apparentemente, perché poi scavando trovavi una situazione di inibizione fortissima, quindi un'incapacità di riuscire ad avere un proprio punto di vista e la forza di prendere posizione nelle scelte della vita, la necessità quindi di avere sempre qualcuno che prende le decisioni per te, no? E questo è quello che succede generalmente ad un bambino che vive una situazione di forte imposizione della regola, quindi di educazione di tipo autoritario. L'educazione autoritaria sembra dare grandi risultati perché il bambino fa quello che vuoi, lo fa. C'è niente da fare, certo. Cioè tu prendi un bambino piccolo e cominci a dare su di lui un'educazione di tipo autoritario, lui sta alla regola, però quando arriva a quell'età in cui dovrebbe lui stesso fare delle scelte, generalmente fatica moltissimo e generalmente si accontenta di fare quello che gli viene imposto dai genitori. Quindi arriviamo ad un adolescente che quando gli dici cosa farai da grande, ti guarda e si gira al papà e aspetta che il papà gli dica ah, farai l'ingegnere. Okay. O il militare, okay. O il militare. Quindi non c'è proprio, c'è una mancanza di autostima fortissima in loro, no? Quindi resteranno sempre ad un livello, permettimi, di profilo basso, no? In cui non mi metto mai in gioco, cerco sempre di rimanere molto, molto soppita, molto, certo, tranquilla, no? Però continuiamo sempre dopo. Tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta, stavamo parlando del fatto di rispondere alla domanda perché mio figlio è così. È così. Sì, sì, stavamo, sì, sì, parlando insomma di questi 4 modi di questi 4 stili alla fin fine, esatto, 4 in stili. Cui una persona si può riconoscere e può dire ah sì, mi piace di più questo, mi piace di più quello.
Io preferisco dire è più efficace questo. Non è proprio come scegliere una pastina in pasticceria, voglio dire, no? Cioè, se vogliamo fare un paragone nel positivo. Esatto, insomma. Per cui la scelta che dicevamo prima, no? Prendi il positivo e lascia il negativo, è sempre proprio perché non siamo davanti alle paste in pasticceria. Non è così automatica la cosa. No, assolutamente. E prima appunto della pausa musicale stavi spiegando lo stile molto rigido, molto militare, che è lo stile autoritario, e che ti dicevo può essere apparentemente efficace, però ci lascia comunque un bambino con le ali tarpate, no? Quindi un bambino che non tira mai fuori se stesso, non si esprime mai, non prende mai l'iniziativa, mai è una parola grossa, scusate, spesso e volentieri non prende l'iniziativa. Certo, e comunque insomma stiamo parlando di dosare anche questo termine, no? in questo stile, anche il genitore, se dosato nella giusta maniera arriviamo allo stile autorevole. Eccolo là. Allora passiamo da uno stile che è fermissimo ad uno stile in cui non c'è democrazia, mi permetto di dire, nell'educazione la democrazia c'è anche sta stretta, no, come si suol dire. Esatto, perché comunque c'è sempre un rapporto in cui l'adulto è ad un livello più alto rispetto al bambino, quindi non c'è un bambino che decide quello che è la scelta della famiglia, ma c'è un adulto che sa qual è il bene del bambino. Posso chiederti che gusto di gelato vuoi, posso chiederti che maglietta ti piacerebbe mettere questa mattina, non ti chiedo, non ti faccio domande importanti su quello che è il tuo bene, non ti chiedo per esempio se questa scuola ti piace o non ti piace, perché il primo a cui questa scuola deve piacere sono io, il genitore, che devo entrare in relazione con le maestre. Ok, certo. per darti un'idea, sì, no? Non ti chiedo se il papà dovrà trasferirsi oppure no, se tu sei contento che il papà si trasferisca, no, papà deve andare a lavorare là e ci va, appunto, cioè non sta a un bambino decidere quello che è il futuro di una famiglia. Certo. Questa è un'altra cosa. Un genitore che è all'interno di uno stile autorevole è un genitore che generalmente riesce a mantenere la coerenza e l'equilibrio tra quello che è la regola, che non viene imposta ma viene spiegata, che non vuol dire scegli tu se la vuoi applicare oppure no, ti spiego perché ti sto chiedendo e perché tu la devi fare. Quindi se ti dico non ti buttare dal tavolo, ti spiego perché non ti devi buttare dal tavolo, quindi ti dirò per favore non ti buttare chiaramente dal tavolo. È un esempio, no? Ok, esatto. Credimi che... Anche, siamo a posto proprio. Perché ti sto chiedendo di non buttarti dal tavolo? Perché se cadi dal tavolo puoi scivolare, romperti una gamba, oppure che ne so, battere la testa. Ma io lo voglio fare, io ti sto dicendo che non lo farai. Punto. Generalmente all'interno di quella che è l'educazione autorevole c'è uno stile che è lo stile dei tre passi, e questo ve lo do, poi magari dai, se siamo alla fine ci salutiamo anche. Accenna, è uno stile molto bello, è un metodo molto bello, e ti dico perché non devi farlo, per favore non farlo, perché ti fai male. Ok. Secondo richiamo, ti ho chiesto di non buttarti dal tavolo perché se cadi ti fai male, attento, se te lo chiedo un'altra volta dovrò fermarti, ci siamo? Alla terza, amore, adesso ti fermi, ti siedi qui con me e stai buono. Non è una punizione esagerata, cioè non è un mese senza televisione perché ha battuto i piedi per terra, come può succedere per un genitore autoritario, è la scelta di fermarlo un attimo per poter parlare in frontale con un bambino e spiegargli che stava esagerando e stava rischiando la sua vita. Okay? Un momento di riflessione, esatto. Chiamiamolo così. Adesso come adesso diciamo, genitori provate la legge dei tre passi e poi ci sentiamo la prossima settimana. Sì, la legge dei tre passi lo metteremo anche nella didascalia di questa puntatina di Grani di Sale, tre grani per i tre passi. Esatto. Ci sta. E con questo auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e genitori. Esatto, ciao a tutti.